Salve a tutti amici e ben ritrovati, io sono i vostri Terry ed eccoci qui per un episodio di FIFA 22 Modo Allenatore, sono come Terry e la sua Fiorentina. L'ultima stagione la sto simulando e sto vedendo come questo gioco sia davvero fatto una merda, perché certe squadre sono quelle forti, certe squadre sono quelle imbattibili. Abbiamo visto nell'ultimo articolo dell'Atalanta che mi ha fatto davvero molto bene, inizio con tre partite subito nei primi minuti, ma potere miracolo, poi loro con che un tiro un gol, rigore che è errore mio, va bene, errore mio. E poi terzo gol, mancia pure. E allora noi abbiamo la fine del mercato. Mercato che non ci può dare niente, neanche appunto vedere qualcuno, ma mai la squadra è questa. Sento anche un po' stanco di fare questo campionato, perché veramente giocare con squadre così orribili non mi piace più. Perché questa squadra che mi perde col Bologna, mi pareggia col Venezia, io non ho parole, anche le riserve. Cioè, questa squadra che pareggia col Venezia, non dite dove, come è possibile. Cioè, sono tutti degli 80, squadra forte. 2-2 col Venezia. Comunque, Torino che è la nostra, diciamo, la nostra perla negra. Nera. Comunque, c'è Torino che è il nostro, diciamo, nemico numero uno. Sempre fatto male, con Caleta Car che fa sempre gol, non se sia il suo centrale. Sempre uno dei più forti, ma va bene così. Stavolta in gioco con Rovella, non ci credo. Rovella e Chiesa. Stiamo segnando molto bene, molto bene. Andiamo avanti. E andiamo a fine del campionato e poi andiamo a simulare un po' di partite. Mitch va a Baker, si può pigliare. Ferreira transfer offer 3 milioni e 8. Io rifiuto, ma Ferreira rimane con noi per sempre. Che vogliono qua? Sempre solo. Oh, del salario. Short terms. Sì, ciao, short terms. Anzi, tra un po' ci cacceranno. Siamo qui alla fine della stagione. Posso anche andare avanti. Rodrigo che dal 3 va al Chelsea. 102 milioni. Cioè, se va contro di noi, si piglia Rodrigo. Giusto, bene, benissimo. Noi quanto avremo? Scusate, avremmo sui 9 milioni. Quindi niente da fare. Offerta di Carlos Soler da Real Madrid. Va bene, sì, la posso comprare. E noi andiamo avanti fino alla fine del mercato, diciamo. Roma se ne va al Nizza. Non me frega di meno. E ok, siamo qui via mercato con grandissimi colpi. Manda al Parma a Porto per 30 milioni. Baker ha preso il Milan, va bene. Dagba al Siviglia. Bene. Rodrigo che va al Chelsea, Osimhen all'Arsenal, Nicolò Soler che va al Real Madrid, ho visto anche un colpo interessante per non l'Everton. Tanto, il mio giocatore quest'anno è Nazar Almada e Vlaovic. Chissà se vincerà Vlaovic, c'è Van den Voort che va a Lione, spiace, ma c'est la vie. Posso anche andare avanti, interessa che fanno i movimenti. Dopo queste sconfitte, ovviamente, mi sono stancato di vedere un po' fanno le altre, che sto che ti porta allo stremo delle forze. Ora con la Juve, Portogallo, rifiutiamo il Portogallo. Io volevo giocarmela, però non lo so. Andiamo, siamo lì, siamo fra gli ultimi. Cioè, il Champions è andato quasi per dire, perché non giocarcela con la Juve? Cioè, giochiamo la Juve, facciamo febbraio e anche buona parte di marzo. E poi facciamo aprile e maggio a parte oggi, sì. Andiamo a giocarci con la Juve, dai. C'è da giocare, squadra titolare che sta bene tutta. L'ho sempre 4-4-1-1, l'ho cesso dietro a Malen. Vediamo un po' che farà questa squadra. Non si sono tutte a posto. Prieto, no, perché c'è Prieto qui. Anzi, ah, sì, è che ha fatto i cambi per vedere alcuni giocatori. E allora, Gonzalez a posto di Prieto. E poi ci portiamo il buon, lo vedo, sì. Herrera ha preso qualcun altro, mi sembra, Lindstrom, se non ricordo male. E Rovella ci lascia per cacchierè. Spiace, ma deve essere così. Costa non giocare. Ecco questa squadra titolare. Io un po' se riusciamo a battere questa Juve. Almeno la Juve, dai. Cioè, che Atalanta che è tutta coperta. Ma la Juve, almeno qualcosa deve battere, mi sembra, la Juve. Quindi magari qui ci riusciamo.
Comunque, l'Atalanta forse è una squadra che non ho mai battuto. Mai. È impressionante. Un gioco dell'Atalanta non si può battere. Io non ho parole. Siamo qui al stadio, lo stadium Farlocco, con lui Farlocco Rosarena, e andiamo a giocarci questa partita. Andiamo, ragazzi, vediamo un po' se riusciamo a vincere con questo. Io sono super calmo e vediamo come va. Impressionante, io espero il pallone e vado su Locatelli senza volerlo. Con la Berica fa miracoli. Leo la tiene. La butta. Oh, la butta fuori. Funziona buttarla fuori. Non sta bene, ha fatto benissimo. Niente, è bello come io mi sono mosso. Locatelli era lì. Cioè, mi sono mosso proprio verso Locatelli. Non voglio andare verso lì, senza cerco di pensare quando ho preso il pallone. Faccio il miracolo di Marlen. Buttiamola via, portiere via tu. Grande Dragoschi. Sa solo batte il Bergamo, calcio 1-0. Forza Sassuolo, noi ci vendichiamo così. Ah, perfetto. Lascia il pallone a Bailly, lascia ripassare, lascia ripassare. Promettilo Bailly, la blocca addirittura. Certo, sta scherzando, tira lì, non è quella fosse buggata che si mi sembra. Bravo Neres. Palmadino, guarda la chiesa. Guarda Vlahovic che poi tira lì con la finish 99. Guarda Vlahovic, guarda il Medino. Scendi è miracoloso, ragazzi. Allora, facciamo battere Chiesa e scegliamo il buon bastone. Palla qui. Ho messo l'altra parte e lui mi mette fuori l'area. Cioè, messo vicino al portiere e mi mette fuori l'area. Ok. Chi si vede all'Alas Verona? Che... Ah, pareggio con l'Inter. Ok, tutti pareggiano. Un campionato molto vivo, pieno di pareggi, sconfitte, pareggi. Vittorie, scoperte, sospetti. Sì, lo so, Enrico al Chelsea. Lo so. Crede molto di me nel giocare, quindi è giusto che abbia una scrittura fortissima, pagatissima. Cioè, sta scherzando. Reane Nunes, questo qui è fortissimo. Difendere. Vai Milinkovic. Guarda il buon Vlahovic. Vlahovic, lo mette in porta, non entra, ovviamente. Chissà dove il cavolo va. Correva ancora sul pallone quando non doveva più correre. Situazione con passaggi stile rugby. Tutto perfetto, tutto caruccio, tutto pettinato. Quando mai, guarda, cioè, lo cesso che va via a Chiesa perché le palle le segna la Juve così, capito? Ah, io non ho parole, cioè, sto prompone che Chiesa è velocissimo, nei movimenti, agile, e tutto questo lo cesso lo ha fulminato a dovere. Guarda Gio Pedro, guarda in aria, e vabbè, no, vabbè, dai, no, te tira è quello lo. Cioè, ma di che stiamo a parlare? Va. Ma che braccio ha avuto? Che riflessi? Che arriva la palla. Quello corre è contro, cioè. Lui va verso destra, va verso sinistra per dire. E lui, guarda, riflessi si blocca. Puff. Tiro non è granché, però entra su e poi la blocca pure. La blocca pure, dai. Io non ho più parole a questo gioco, ormai. Quando potete non essere parato, riparate e parare, appunto. Dal Madino che poi tira da lì e ancora scende la para, fai miracoli. Guarda Dusan, lascia di delete Dusan, che stop Dusan. No, non puoi parare pure questo, non puoi parare pure questo, dai, Ossia trovi già a portiere, ma non può parare uno che ha finish 99 sul suo piede dritto per dritto e la para. No. Oh raga, la palla non entra, tutto sta parando per lui, tutto è con il braccio che palla a terra e palla fuori, tutto si sta parando in pratica. Feri, un cross decente lo fai, sta scherzando, e finisce qui 3-0. Oh, che con Meretto, scende a fare tutto, cioè Meretto che è pure lui 90, scende pure lui 90, poi dimmi questo, dimmi questo, tu che lo faccio, però non lo faccio. Togliamo la radio, posso parlare, ora qui il mala, tiro e fate il miracolo del portiere.
Cioè, quanti tiri ho fatto io con Shenny? Parà, save Shenny. Guarda. Tiro. Lui può essere una para. E va bene. Poi, secondo. Ci sono tanti altri, va bene. Vado da qui. Nunes Almada entra. Tiro. Parate, parate. 78esimo. Almada. Cosa c'è? Nunes che entra in aria, mi sembra. Ancora tre portiere che non la blocco stavolta. Ok, 90esimo. Non c'è Vlahovic, non so credere. Tiro di Nunez. Lento, ok, ma non puoi, non dimmi che non entra, dai, su. Porca miseria, 10 tiri in porta, 10 tiri, 10 tiri, neanche uno è entrato. Tutti davanti a portiere, perché non c'è niente, vince, meno pareggio, l'Inter perde. Però davvero, io non ho parole. Non ho parole, questo gioco non smette mai di stupirmi. E allora, andiamo al dopo Chelsea, andiamo alla fine febbraio, il 28, sì. Con i titolari, con tutti i titolari, vedete che succede? Oh, mi dicono, ah, ti cacciamo perché la squadra sta giocando male. 2-1 col Cagliari. Miracolosamente vince col Cagliari, vince col Bologna. Col Bologna si perde in casa. Perché è un derby? Ecco, giù, dimentico. Col Chelsea perdiamo la prima. Ok, siamo ora sempre quinti. 5 punti dal Napoli, c'è proprio, o meno, sta 5 di overall. E suo cavolo di senior young player. L'ho preso young player. L'ho preso. Ok, va. Qui stiamo scendendo, non scende niente. No, cioè, io ho preso Giopedro, ho preso Rovella. Che è young. Cioè, Rovella quanto è Rovella? Che 50 anni c'ha Rovella. E lui è un 80, quindi lo abbiamo qui. Rovella, 82. 23 anni. 23 anni non è young. Ho anche ripresi prima. Non sono Young. Va bene. Ora ci sta. Andiamo qui prima del Chelsea. Non può succedere. Sì. Come arriviamo prima col Chelsea? Genoa si vince almeno questo. Con la Roma si vince. Con la Sampdoria si vince. No, devo dirlo una partita prima. Ok, vinciamo 2-3. E ci sta il Chelsea. Siamo stati due rating. Non so perché, devo in plan perché giocano sempre gli stessi, ma non mi interessa. Tra l'altro intanto l'Inst, cioè, la squadra è forte. Se non fosse per le sue cavolate. Però che assist. Oh, ancora ci rompono le scatole. Abbassare gli stipendi. Oh, io punto alla Champions perché fanno un aumento di soldi. Ma siamo scherzi. Che qua squadra, dopo aver vinto lo scudetto e la Champions, una squadra fortissima con dei 90, con un giocatore che sono fra i migliori al mondo. Area di dirigenza. No, deve abbassare lo stipendio perché non possiamo fare questo. Cioè, non possiamo giocare con quei giocatori. Non giochiamo con i titolari, ovviamente. Non possiamo fare queste cose. Per favore, non ci rompe scatole. E allora, il Chelsea che gioca col 5-4-1 con James, Nuno, Militao, Sule, Chilwell, Mount, Havertz, Kovacic, Pulisic, Luca con attacco. C'è cioè, Rodrigo non gioca. Cioè, quale squadra, veramente? Ho la Fiorentina. Io porto una squadra come la Fiorentina a fare i milioni. Perché tu vinci Champions, vinci Scudetto, vinci un sacco di soldi l'anno prima. Ti fai una squadra piena di talenti, fai soldi anche con tanti che vendi. Arriva lì la dirigenza, no, sai, siamo un po' in ristrettezza. Che fa? Poi togli un po' di stipendi, 600. Io provo a abbassare su un cioè, Vlahovic, quelli, e quello mi manda a cagare, se ne va. Ci provo con Chiesa, mi manda a cagare, se ne va. Ci devo perdere la squadra titolare. Free kick. Che punizione, penso. Ah, per loro. Però io andrei a prendere una squadra fortissima. Prendendo tutti i titolari forti, perché voglio un ingaggio più alti. E mica sono ingaggi così esagerati, eh. Perché i titolari sono quelli che hanno ingaggi sempre gli stessi. Non sono cambiati per niente. Ma andiamo in soldo che mi sono un po' scocciato. 2-1 perdiamo i rigori. Sergei Chiesa sbaglia. Matteo segna. Benissimo. Almada segna. Peccato. Perso i rigori. Cioè, la maniera più stupida perdere i rigori col Chelsea dopo il 2-1. Cioè, qua scuola può dirmi: no, dai, fatti eliminare. Fatti. Cioè, e questo in pratica è quello che ci chiede le 37 addirittura. 37. Ma stiamo scherzando? Per cosa siamo fuori dagli ottavi? Ok, non sanno bene, ma. Cioè, stiamo giocando con le prime per il posto Champions, non possiamo sempre fare miracoli. Allora, andiamo alla stagione, andiamo un attimo, dove sta ufficio? Cosa vogliono dalla Champions loro? Raggiungi la finale di nuovo, certo, io raggiungo di nuovo la finale.
Cioè, questo gioco ovviamente anche negli obiettivi dell'evidenza è proprio sballato. Cioè, mi dice, prendo un giovane come un 23enne, non è giovane. Prendi giovani di talento, vendo per 2 anni. Come faccio a vendere giocatori di talento per 2 anni che poi quelli... Cioè, vendo giocatori giovani per fare soldi. Come faccio se il gioco è rotto e quindi non si riesce a vendere nessuno? Poi mi dice, no, sai, devi passare gli stipendi. Quando tu sei in cima, devi passare gli stipendi. Poi ogni anno... Ok, mi hanno cacciato. Non ci posso credere. Mi hanno cacciato. Mi hanno cacciato. E vivo solo a Venezia. Io non ho parole. Non ho parole, veramente. Cosa vergognosa. Sì. Signore e signori, siamo lieti di dare il benvenuto al nuovo allenatore. Cioè, l'anno prima ho vinto scudetto di Champions. Quest'anno riesco a aiutare col Chelsea ai rigori. Mi vado a lotto per il posto in Champions. Mi cacciano. E direi che è giusto, cioè non posso pretendere certe cose vaghe, come permetto io a chiedere delle cose così esagerate? Robert Bell, questo deve essere fortissimo, questo si vuole andare a cagare, Meireles me, Robert Bell, cioè veramente vergognoso. Io non ho parole, non ho veramente parole. Come gioca il Venezia? C'hanno Larsson, oh, Aramus 33, però è Cam. Cioè lui qui, guarda già come sono messi male, RM, CDM, ma come cavolo stanno a giocare questi? Ma veramente, lui l'attaccante ha messo mediano e tre quali sono messo qui. Ma come giocano CDM? Questo è una squadra per 4-2-3-1, cioè si vede proprio. Non mi conta 22 anni, la squadra pure è buona in Venezia, però... Allora, 4-2-3-1, cambiamo per tutta la squadra. Mi voglio divertire, dai, 4-2-4, no, 4-2-3-1, ci sta? Ci stai, Bassano, sei tu? Oh, Nauru, eccolo qui. Anzi, guarda che c'ho anche i destri in teoria, quindi Larsson, Adamu, Johnson a sinistra, Sehun a destra, Muniz, ognuno ha ovviamente i suoi ruoli. Poi c'è Sokamski. Che è velocissimo, mettiamo lui. Scusami, velocissimo, mettiamo lui. Abs o Norman. È in testo. Lui è pure forte, quindi non si toglie. Penso centrale. Lo sai fare centrale? No. Cioè, potrebbe però perdere tantissimo. C'è il solito Henry. Che è un... fortissimo Henry. A me da quanto anni ha? 15 anni, oh. È una brutta squadra questo Venezia, devo dire. È una brutta squadra. Però è scarsa. CDM 79. Bertinato. Questo Lazzavera 35 non gioca. Teixeira non gioca neanche. Ma di che stiamo a parlare? Metti l'opposto di Munoz. Poi mi togli questo di qua. Mi dai dov'è all'Arcon, che è un po' lento però. Huerta, Huerta Munoz, messo l'altro forte, quindi ci metto pure Munoz al posto di... No, al posto di Ahmed, 3 Ahmed così quasi. E Henry qui, perfetto. Squadra un po' sistemata, vediamo un po' come va sto Venezia. Siamo noi 19esimi. Allora, alla fine non perdiamo la Quick Sim, vediamo un po' che succede mo'. Vediamo 4 a 2, e beh, il Venezia. Comunque, grazie per questo episodio. Faremo l'ultimo con Venezia che simuleremo. E vedete che sta facendo questa Fiorentina. C'è la vera però è come mi hanno cacciato perché ho perso gli ottavi contro il Chelsea ai rigori. Good morning! Sì, yeah! I was expected, the vision. Quella, expect more from you. Va bene. Prossimo episodio faremo un po' di Venezia, si sente un po' la squadra. E poi vediamo un po' come finirà questo anno. 12 milioni. Io c'ho ancora un po' di riserve. Ti ho dato lista? Penso di no. E infatti. Comunque, fino a questo di oggi. Spero vi sia piaciuto. In caso vi lascio un like, a commentare, a dire la vostra. In caso non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per ricevere notifiche quando i video usciranno. E vi ricordo di seguirmi sul canale Viola, dove farò live. E su vari social come Facebook, Instagram e TikTok. Così per stare di più sul lavoro, godetevi altri contenuti multimediali da me offerti. Noi ci vediamo al prossimo episodio, dal prossimo Terry, passa e chiudo.